Grazie per essere con noi. Le chiediamo un primissimo commento a questa apertura di giornata e poi andiamo insieme a guardare l'andamento dei titoli che si muovono di più. Sì, volentieri, un'apertura tranquilla direi. Le variazioni percentuali frazionali su tutti i titoli in questo momento, tranne due, BPM e Unicredit, l'indice più o meno galleggia sotto questa fatidica, in realtà un po' sopra la resistenza in area 25.000, tutti noi ci aspettavamo un breakout fragoroso di questa resistenza decennale, invece in realtà la stiamo un po' logorando, passo a passo cercando di superare, non in maniera brutale e netta, ma con una sorta di logoramento. L'impressione che ho stamane è che sarà una settimana attesa di giovedì, no? Giovedì c'è il dato sull'inflazione americana, nonché la BCE, e quindi probabilmente assisteremo a una fase di parcheggio nelle prime sedute della settimana, poi una resa dei conti nella giornata di giovedì. Allora, sto guardando intanto l'andamento del settore auto che vorrei commentare con lei. Lo faccio a partire ovviamente dalle indicazioni che questa mattina riguardano Tesla, che è il produttore di auto americano fondato da Elon Musk. Ora, la notizia è quella della cancellazione, a sorpresa, come comunicato da Elon Musk, della Tesla Model S Plaid Plus. Nessuno si aspettava un annuncio simile, quindi una cancellazione effettiva sostanzialmente di questa del lancio appunto di questo nuovo modello, anche perché nel tempo la casa automobilistica aveva esaltato in un poco le caratteristiche tecniche di questo modello, in particolare la grande autonomia che avrebbe offerto. Sul configuratore italiano infatti la Plaid Plus prometteva 837 km di percorrenza, che Tesla fosse intenzionata a cambiare i piani per questa versione della sua ammiraglia forse lo si poteva già intuire qualche settimana fa, quando il costruttore aveva deciso di bloccarne gli ordini. La notizia insomma è sicuramente in questo momento a conseguenza sull'andamento di alcuni titoli automobilistici. Vorrei chiederle rapidamente un commento. Sì, abbastanza sorprendente, nel senso che si vociferava uno stop and go, quindi dei ritardi che poi avrebbero insomma portato sul mercato in maniera più lenta il modello, una cancellazione sorprende. In realtà il mercato probabilmente aveva intuito qualcosa, perché la performance settimanale è stata decisamente negativa, meno 7,5%. È evidente che quando si viaggia per certi mari bisogna sapere i rischi che si corrono. Basti ricordare la performance di Tesla nell'ultimo anno, ben 200, più 224%, ma naturalmente farà estrema volatilità, perché a cominciare dal leader di Tesla, che è un personaggio, come sai, estremamente iconico, ma anche difficile, no, da interpretare nelle sue uscite, da Bitcoin a salire, insomma, sorprende spesso i risparmiatori. Quindi è una notizia sorprendente, ma chi investe su Tesla deve essere pronto a tante sorprese, sia positive che negative. E stiamo vedendo qui il tweet con cui Elon Musk ha dato comunicazione al mercato, prima ancora al mondo di Twitter, della cancellazione appunto di Plaid Plus. È sicuramente un ottimo prodotto, aveva twittato, è sicuramente la migliore macchina del suo tipo di sempre, ma appunto l'annuncio è inevitabile, è molto chiaro insomma, e poi proveremo anche a capire insieme ragioni effettive. Ora andiamo insieme a guardare un tema sicuramente interessante che si riverbera questa mattina sull'andamento ad esempio di Saipem, perché giustamente guardavamo insieme anche ad Emeric e a lei Intesa che perde 0,7%, oggi però c'è anche Saipem che perde circa lo 0,7%, i prezzi del petrolio sono deboli, lo abbiamo visto poco fa, vorremmo chiederle un commento sul settore petrolifero, perché le prospettive sicuramente in questo momento di ripresa sono buone, abbiamo visto anche nei prezzi comunque sia sui massimi degli ultimi 3 anni, ora forse c'è qualche presa di beneficio, ci aiuti a capire insomma i ribassi odierni. Sì.
Sì, assolutamente, bisogna un po' contestualizzare, diciamo, questo leggero storno a inizio settimana, perché il titolo viene da una settimana straordinaria, si è apprezzato del 10,64% nel corso della scorsa settimana, archiviando una delle migliori settimane dell'anno, quindi è del tutto, secondo me, fisiologico il fatto che scattino delle prese di profitto. Lì, secondo me, il tema su Cyprem da osservare è che il titolo un po' preso di mira dai ribassisti, infatti è quello sul quale ci sono più posizioni short da parte degli investitori istituzionali che vengono, come sa, censite da Consob, comunicate da Consob, e quindi in questo momento ci sono 5 investitori che stanno facendo delle scommesse ribassiste, fra cui nomi anche importanti come BlackRock, nonché Capital Fund Management. Quindi il titolo mostra segnali interessanti anche in virtù dell'apprezzamento del prezzo del petrolio, però monitorerei questa variabile delle PNC, delle posizioni nette corte, che stanno un po' zavorrando l'andamento nell'ultimo periodo. Se si chiuderanno i short degli istituzionali, probabilmente il titolo potrebbe invertire e regalare ottime soddisfazioni nella seconda parte dell'anno. Allora, andiamo insieme a guardare ancora gli altri titoli di riferimento con un settore, prima della pausa pubblicitaria, che sicuramente questa mattina va considerato, ed è quello bancario, perché sono in rialzo Unicredit, Banco BPM, non solo, sono tra, insomma, i primi in pole position, peraltro sono due delle banche più discusse per un possibile, insomma, nuovo M&A. Le chiediamo un commento ovviamente sul settore bancario in questa fase. Eh sì, e questo è proprio il tema caldo che ha un po' scaldato le ultime settimane. Su Unicredit probabilmente c'è anche il mercato che festeggia un rialzo del target price a 12,50 da parte di Jefferies, quindi potrebbe essere questo primo impulso rialzista dovuto anche a questa news. Su BPM il grafico parla da sé, siamo sostanzialmente su una salita a 45 gradi abbastanza impressionante dal grafico giornaliero che fotografa il fatto che probabilmente sul titolo non ci sono solo acquisti di retail, lo fotografano anche i volumi. Il titolo, basti considerare che è partito dai minimi del 21 aprile a 2,20 euro e adesso abbiamo scavallato i 3 euro, e quindi è un movimento che di fatto già sta scontando qualcosa di nei prezzi, c'è qualche operazione straordinaria. Poi vedremo se il mercato avrà ragione o meno, ma l'impressione è che il movimento di maggio sia stato proprio alimentato dagli acquisti che sono montati su alcune banche in particolare, che scontano evidentemente qualcosa che a breve si muoverà. Nell'area forse ne parliamo da mesi di queste operazioni straordinarie, e poi come sempre succede la prima che si muove poi fa scattare una serie di operazioni successive, quindi il mercato sta scontando che da qui a breve assisteremo a novità, a acquisizioni o a fusioni nel settore bancario, e il mercato raramente si sbaglia, quindi secondo me assisteremo a un'estate calda su questo settore. Di Lorenzo, resti con noi, brevissima pausa e poi continuiamo ancora a guardare insieme il mercato italiano. Chiatta con Caffè Affari, mercato aperto da 15 minuti, guardiamo al nostro FTSE MIB che apre la settimana in calo per circa 0,2 di punto percentuale, resta comunque sulla soglia dei 25.500 punti. Il settore bancario vede Unicredit, Banco BPM rappresentare sicuramente bene questo passo in avanti di alcuni dei titoli protagonisti, di almeno rumors legate alla creazione del terzo polo del nostro paese, Unicredit più 1,7%, Banco BPM più 0,9%. Bene ancora la performance di Interpump, Azimut, Poste Italiane e Prismian. Mentre Saipem cede l'1,3%, questa mattina abbiamo visto debolezza sui prezzi del petrolio in calo di circa 3/4 di punto percentuale sia sul Brent che sul WTI. STM perde circa un punto percentuale, ancora Diasorin, Intesa e Eni in debolezza. Chiediamo alla grafica lo spread, così riusciamo a guardare insieme anche accanto alle azioni il mercato invece delle obbligazioni, quindi il differenziale di rendimento tra il BTP italiano
e il Bund tedesco. Siamo a 108 punti base questa mattina in apertura, quindi stabile rispetto alla chiusura di venerdì. Il nostro decennale rende questa mattina lo 0,8%, insomma poco sotto lo 0,9%. Vogliamo guardare insieme a Pietro Di Lorenzo il mercato italiano, ma vogliamo fare una riflessione anche sulle prospettive delle banche centrali. Se abbiamo iniziato, no, con la grande attesa per la BCE, c'è da dire che poi la settimana prossima c'è l'appuntamento con l'altra grande banca centrale, la Fed. Un discorso possibile relativo al tapering o meno, secondo qualcuno inizierà ad essere fatto, secondo altri è troppo presto. Allora, guardiamo insieme e ragioniamo su questo, a partire dalle dichiarazioni di Loretta Mester, che è presidente della Fed di Cleveland. È ora di iniziare a parlare di tapering? Sentiamo che cosa risponde. Sono una pianificatrice di lungo periodo, quindi appena abbiamo approntato il nostro programma di acquisti, io già pensavo a quale sarebbe stato il finale. La pandemia è stata un enorme shock per l'economia. Assistiamo ora ad una ripresa, ma facile fermare un'economia, difficile invece tornare indietro. Mi ha fatto molto piacere constatare la nostra resilienza. Baseremo le nostre decisioni politiche sui risultati. Preferiamo avere dei dati che delle previsioni. Arriveremo a un punto in cui l'economia avrà recuperato abbastanza. Ci saranno stati sostanziali progressi e allora vorremmo cambiare la nostra politica di acquisto di titoli. Ma queste cose richiedono tempo, o almeno possono richiederlo. Siamo stati deliberatamente pazienti e credo sia stata la strategia giusta. Di Lorenzo, cosa ne pensa? Sì. Eh sì, la linea è abbastanza chiara, si vuole evitare un passo falso, no? Iniziare il tapering senza avere la certezza che effettivamente ci sono le condizioni per farlo, perché poi fare un passo indietro sarebbe sostanzialmente impossibile. Qui secondo me sarà anche un problema di comunicazione, no? Si useranno secondo me parole dolci per non spaventare gli operatori, che evidentemente non gradiscono, no, un ritorno alla normalizzazione delle politiche monetarie. Quindi secondo me dovrà essere una strategia di progressivo e dolce, diciamo, passaggio verso una politica iperespansiva, una politica che si normalizzi e che rispetti, come si diceva, anche quelli che sono i numeri sia macroeconomici, ma a mio avviso anche relativi alla pandemia, no? Abbiamo assistito qualche recrudescenza negli Stati Uniti, quindi secondo me non bisogna mai abbassare la guardia con questo virus, nonostante tutto stia sembra procedendo per il meglio con le vaccinazioni, le varianti spaventano. Quindi io mi aspetto che ci sarà una retorica molto, molto serena, e quindi il tapering è evidente che è inevitabile, va fatto, ma andrà fatto in maniera da non turbare oltremodo gli operatori. Prima di tornare a guardare insieme ai singoli titoli di Piazza Affari, vorrei chiederle se vede o si aspetta di vedere qualche ripercussione sul mercato dell'accordo di massima raggiunto nel weekend al G7 di Londra sulla tassazione minima globale per le multinazionali al 15%. Sì, questo è un tema che mi aspettavo di vedere con maggior vivacità, no? In questa apertura, era proprio il tema su cui stavo lavorando. È qualcosa di impattante soprattutto su quelle big tech che in maniera un po' paradossale, se ci pensa, pagavano sostanzialmente in virtù di, come dire, scamotage fiscali delle aliquote nette bassissime. Questo è secondo me un tema rilevante. Il 15%, se ci pensi, è una tassazione marginale che però, considerando quella precedente, potrebbe impattare. Qui secondo me è il primo passo, no? Ci sarà un tira e molla fra probabilmente l'Europa, che cercherà con web tax, nonché con tasse, diciamo, cercando di tassare in maniera più massiccia, no? Questi colossi che spadroneggiano, colossi americani spadroneggiano in Europa, e gli Stati Uniti con un Biden che sembra un po' seguire da questo punto di vista le politiche di Trump per cercare di salvaguardare anche le imprese nazionali. Quindi secondo me è un primo passo che può impattare, ma mi aspetto ulteriori news, perché se ci pensa è abbastanza improprio, no? che questi colossi tecnologici paghino forse
un terzo di quello che paga magari lo shop sotto casa. Quindi è un primo passo e secondo me ci sarà, piano piano si andrà verso una normalizzazione anche delle aliquote per i big tech. Rapidamente, che fase è questa per i titoli come Italgas, ERA, quindi le utility? Questo secondo me è proprio il tema giusto. Noi non, il tema è questo: Piazza Affari è fatta, circa un terzo della capitalizzazione è composta dai titoli delle utilities, no? A cominciare da Enel, che come sai è il titolo più capitalizzato. Allora, perché non siamo riusciti a superare proprio di slancio questa resistenza in area 25.000? Perché è mancato proprio il contributo delle utilities, che soffrono un po' quella che sono le aspettative sui tassi, perché evidentemente imprese molto indebitate soffrirebbero in maniera evidente, no? Da un eventuale incremento o comunque normalizzazione delle politiche monetarie. Quindi per dare il via a Piazza Affari, per insomma farla volare oltre questa fatidica resistenza in area 25.5, c'è bisogno anche del contributo delle utilities, e in particolare Enel sta attraversando una fase di debolezza relativa. Quando vedremo che tornerà il denaro su Enel, probabilmente quello sarà il momento giusto per consentire a Piazza Affari per dispiccare il volo. Ancora una domanda su Interpump, protagonista sicuramente nelle ultime settimane, oggi avanza ancora di un punto percentuale, sfiora i 51 euro ad azione. Che potenzialità ha ancora da esprimere? Sì, straordinario il movimento, il titolo in questo momento è sui massimi assoluti, quindi graficamente è evidente che si fa un po' fatica a immaginare dei target, no? Sta di fatto che si è lasciato alle spalle un gap importante proprio nel giorno della festa della Repubblica, su un'operazione interessante, straordinaria. Qui il titolo secondo me cioè, è impostato in maniera eccellente, però onestamente entrare su questi livelli vuol dire insomma entrare su prezzi molto tirati, quindi auspicabilmente è un titolo che metterei in portafoglio, ma aspettando uno storno per cercare un punto di ingresso con un rischio leggermente più basso. Pietro Di Lorenzo, SOS Trader, grazie per essere stato con noi questa mattina. Buona Grazie a te, buona giornata. giornata. E allora abbiamo parlato di moltissimi temi.